Bella raga, ciao a tutti del Comando Veneziano, ragazzi, Europa League, Zenit di San Pietroburgo a Torino, andata degli ottavi, fiori. Per il Torino un'impresa incredibile al San Mamés, la prima squadra italiana a vincere in quello stadio, adesso vuole fare un'altra impresa il Torino, vuole andare ai quarti. Sarà molto molto dura, perché lo Zenit è una squadra difficile, una squadra ostica, una squadra beffarda. Ma il Torino può tutto, e stadio da Luz di Lisboa. Eccoli qua. Tensione altissima e si parte. Kerzakov, il Kerza. Gol di Kerzakov, incredibile, la fine del primo tempo. Kerzakov porta in vantaggio lo Zenit. Incredibile. Incredibile. All'ultimo secondo del primo tempo. Adesso dura per il Toro, primo tempo noiosissimo, arriva lo zampino del Kerz. Pazzesco il Kerz. Ci sono un po' di cambi adesso ragazzi. Maxi Lopez per uno spento Barreto. Bruno Perez qua, potevo metterlo anche prima. E va bene così. Vai ragazzi, due cambi per il Toro. L'1-0 fuori casa non è un grandissimo risultato. Bisogna fare almeno un gol. Vai, Quaglia. Cuore Toro, c'è bisogno del cuore Toro. Lo Zenit non ha fatto nulla. Un tiro, un gol. Il Quaglia è impazzito. Il Quaglia è impazzito. Niente da fare. Rimessa. Rimessa per lo Zenit de San Piero de Burgo. Per il San Piero. Ventura invita i suoi ad attaccare. Vuole fare un secondo tempo all'attacco Ventura. Anche se sa però che con il 2-0 sarebbe finita. Quindi il Torino deve comunque stare attento, perché comunque l'1-0 si può recuperare, il 2-3-0 assolutamente no. Adesso lo Zenit perde già tempo, quindi vuol dire che comunque lo Zenit ha paura. Attenzione Danny. Witzel. Danny. Buono, bravissimo Gazzi. Gazzi, Darmian, l'eroe di Bilbao, uno degli eroi, Maxi Lopez. Lopez. Vai Lopez, non pensare ai cardi. Vai Lopez, non pensare ai cardi. Fallo, porco. Ammonito, ammonito, ammonito Witzel. Il Calduri, forse prova il tiro, chi lo sa, Elka, il piccolo Elka. Gazzi. Gazzi, vede Darmian, che il Milan chiaramente ha venduto perché è forte, quelli forti il Milan li vende, quelli scarsi li tiene. Mentalità rossonera. Qua Darmian però sbaglia purtroppo. Ma porca di quella porca. Darmian è stanco ma non si può levare. Il Torino ce la sta mettendo tutta. 3-1-4-2 offensivo. Deve tentare realmente il tutto per tutto in questa seconda frazione. Attenzione, mamma mia. Bravo Padelli. Padelli la butta su, rinvio però abbastanza inutile. Ecco, bella questa azione, mi è piaciuta. Padelli tira lassù, vai Pade. Il Pade per Lopez, dai con le corna, niente da fare. Il Toro ha fatto un po' pochino, quest'oggi purtroppo. Si è visto poco anche il Quaglia e il Calduri. Quaglia, è l'ennesimo di una partita incolore. Dai, Fioi, crediamoci. No, ste robe, Fioi. Darmian. Deve accendere Darmian tutto. Sbaglia anche Darmian. Mamma mia, il Toro non c'è in questo secondo tempo. Il Go ha un po' buttato giù gli uomini di Ventura. Fallo. Se la buttiamo anche sulla rissa. Il Toro la butta un po' sulla rissa. Ennesimo cartellino giallo. Partita molto. No, espulso addirittura. Espulso Vives. No. Espulsione per Vives, inaccettabile. La cupola è tornata ragazzi contro il Toro. Lopez, Maxi. Maxi, vai Maxi del cuore Toro. Voglio il cuore Toro, lo pretendo. Maxi, 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 non ci credo. Bruno Perez la mette in mezzo, ma recupera ancora lo Zenit, che è molto fortunato. Però ragazzi, questo Zenit è realmente fortunato. Gazzi, il migliore del Toro forse, Gazzi. Passaggio inutile però dopo, niente da fare.
Recupera il quaglia di cuore, il quaglia di cuore, vai cuore toro. Quaglia. Vai il quaglia, il quaglia, il quaglia con l'ultimo respiro che ha. Il quaglia, calcio d'angolo, in the box, in the box. Il Calduri prova un cross. Niente da fare. Bovo. Bovo non la prende. Lo Zenit va. E lo Zenit purtroppo va. Deve gettare il cuore oltre l'ostacolo il toro. Niente da fare. Lo Zenit squadra più sicuramente esperta delle competizioni europee. Vai Moretti, vai birra. A tutta birra Moretti. Non ci credo. Stabilità di Europa League. Dopo il Toro gioca la giocata troppo contratta, troppa paura. E finisce qua, raga, finisce qua ormai. Vediamo se c'è tempo di un'ultima azione per il Toro, ma la vedo molto durante, dobbiamo stare anche attenti. Rimessa ancora per lo Zenit de San Piero de Burgo. Attenzione, buttala via, bravissimo. Quagliarella. Finisce qua ragazzi, Zenit batte Torino 1-0, sarà un po' dura al ritorno, ma ce la possiamo fare. Raga, un saluto dal comandone veneziano, previsione comandiana. Ciao!